Sinceramente, guarda che sovversivo. Le ciabatte di Gucci, te l'ho detto che è pieno di tamare sto posto. Visto, ho buttato la siga lì in mezzo all'incrocio, tutto tatuato, in Vespa, con le ciabatte di Gucci. Uè, zio, faccio brutto, eh. Guida con una mano. Ciao fans, nell'ottava parte di questo viaggio siamo partiti dalla cittadina di Andermatt, abbiamo fatto un pezzettino di statale e abbiamo iniziato la salita verso il passo del San Gottardo, che non ci ha fatto impazzire per il paesaggio. Ciononostante ci siamo fermati a far volare il drone e, dopo averlo fatto atterrare, abbiamo iniziato la discesa sulla famosissima strada della Tremola, chiamata così perché ti viene il tremore mentre la fai. Infatti consiste in parecchi chilometri di San Pietrini. Ed è proprio qui, a metà della strada della Tremola, dopo aver litigato praticamente per tutto il tragitto con le action cam, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi alla nona parte di questo viaggio. Buona visione! Rieccoci che ripartiamo, adesso senza più impedimenti. Possiamo anche tenere un passo un pochino più sostenuto. Guarda, abbiamo staccato tutto e è iniziato l'asfalto bello. Vabbè. Clamoroso, veramente. Che merda. Adesso dobbiamo fare questa strada fino ad Airolo. Una volta arrivati a Airolo, dobbiamo seguire per Lugano. O Bellinzona, dipende. Comunque prima c'è Bellinzona più Lugano e poi dobbiamo seguire per Menaggio. Bellinzona, ma noi non abbiamo il bollino autostradale, quindi dobbiamo fare la statale. Ah, era una finta, eh? Questo pezzo qua l'avevamo già fatto l'anno scorso in realtà. Eh sì. Ah, che male, cazzo. Cosa? Se vai veloce galleggi, eh? Ma c'ho un mal di... Ho un male di tipo sopra... Appena sotto l'ombelico. Ho male la pancia lì. Luna Colombo e il maestro. Eh? Non so se è per la tuta che comunque mi stringe in quella parte. Beh, comunque fans, San Gottardo, cioè a parte la particolarità della Tremola, non è proprio bello per... Boh, a me non è piaciuto. Ma niente di che. Cioè, sì, vabbè, l'asfalto a salire dall'altra parte, dall'overlap, è bello. Sì, ma quanto è corta dall'altra parte? Però è corta, cioè arrivi su subito e poi stufa, il paesaggio è orrendo. One eternity later. Che posto è merda. Che mal di culo. Mi sembra di essere tipo nel quartiere quello degli indiani di Rovecchietto. Ah sì, il quartiere Apache. Bene fans, era scaricata la batteria, non so in realtà cosa sono riuscito a raccontare, quindi lo ridico. Siamo praticamente arrivati alla periferia di Bellinzona, adesso dobbiamo attraversare la città e seguire per Lugano. Quindi Lugano dritto. Comunque sono le 8:20 di sera e ci sono 30 gradi e il pullman non mi stava dando la precedenza. No, passo io, sono sulla strada principale, è lui che si immette, deve aspettare che io passo. 1 hour later. Bene, abbiamo preso le indicazioni per Lugano. Abbiamo scoperto che in realtà c'è un passo che si chiama Monte Ceneri. Madonna, che asfalto! Non promette niente di buono. No, infatti. Però dalla vallata giù lì di Bellinzona adesso stiamo salendo. Non me lo aspettavo sinceramente. E dovremmo scendere a Lugano. Ma si nota già che siamo vicini all'Italia. Sarà quello, sarà l'influenza. Ora che tramonto. Sì, beh, non essendoci neanche una nuvola fa un po' cagare, però vabbè. Beh, oddio, non è vero, è abbastanza rosso anche oggi.
Monte Ceneri. Mi sa che qua è il passo perché scollina. Lugano 16 km. Ein zwei Polizei. Ah sì, beh, loro ce l'hanno la mascherina però in macchina. E magari non abitano insieme e non so come funziona. A few minutes later. Bene fans, mancano solo pochi chilometri a Lugano, sono le 20:53, cioè siamo in giro praticamente da 11 ore e mezza e ne manca ancora un po' ad arrivare a casa. Io arrivo alle 11. Lugano, non lo so, Lugano dritto. Ma io, nel senso, a un certo punto ci sarà un cartello Italia. Dobbiamo seguire quel cartello quando lo vedremo. Comunque, che post brutto è. Un post veramente brutto. Molto cemento costruito, brutto. E 27 gradi e mezzo alle 9 di sera. Cazzo, sinceramente, guarda che sovversivo. Le ciabatte di Gucci, te l'ho detto che è pieno di tamare sto posto. Visto, ho buttato la siga lì in mezzo all'incrocio, tutto tatuato, in Vespa, con le ciabatte di Gucci. Uè, zio, faccio brutto. Guida con una mano. Perché c'ho la gamba della sinistra che mi sta andando a fuoco. Varese no, Varese no. Lamborghini. Una vacca impestata, marcia. Ah, la Urus. Quindi, chiasso, Tresa, boh. Sì, noi dobbiamo andare per Menaggio, solo che non ho visto neanche un cartello. E ora prendiamo per Milano? Ma non direi proprio. No. No, cioè, oddio, andiamo avanti, ma non mi sembra che dobbiamo andare per Milano, sinceramente. Per Milano ci butteranno la Milano Varese. Varese, Milano, Varese, Milano c'era. Noi in realtà non dovremmo oltrepassare il lago, dovremmo andare da quella parte. Perché se la rotonda se va, cioè Bellinzona centro. Non lo so, noi dobbiamo andare di là, dove ci sono quelle, dall'altro lato del lago. Menaggio, Menaggio. Menaggio, perfetto. Mamma Buzzini, l'orientamento! Sei andata a Ponte Tresa tu. Sì, e sono stata io a vedere il cartello. Bene, Fans, dopo esserci momentaneamente leggermente persi, ma vabbè, di 50 metri, quindi roba da poco. Attenzione, Ein zwei Polizei con la sirena accesa. Abbiamo trovato la strada. Comunque anche Lugano non mi piace, su ogni semaforo c'è il rosso stop. Sì, non lo fa cagare. A few moments later. Dopo aver smadonnato non poco per trovare la strada giusta, che sarà in su, immagino. Probabilmente l'abbiamo trovata e non mi è entrata la seconda. Quello è il lago di Lugano, adesso stiamo andando in direzione Italia, non dovremmo essere neanche tanto lontani dal confine. Beh, già qua le case sono diventate un po' più carine, tutte in vetrata sulla facciata al lago, non male. Sì. Mi dà come l'impressione che le case qui non costino poco. Ah, Gandria Dogana, sì, ti prego, fatemi tornare in Italia. Bella la Svizzera, ma dopo un po' ci manca la criminalità che si può esprimere in Italia. Cioè che poi, vabbè, criminalità da parte nostra, poca. Però perlomeno puoi passare più tempo a guardare la strada che il contachilometri. Bene, adesso sappiamo che a Gandria c'è la dogana, così la prossima volta che ci perdiamo sappiamo che cartello seguire. Esatto. In tutto questo sono le 9:20 di sera e sono ufficialmente 12 ore che siamo in giro, di cui una decina buone a guidare. Ah, sì. Ah, guarda la dogana. Entrano così con nonchalance. Ma quindi adesso siamo in Italia? O è la terra di mezzo? Ma secondo me finché non vediamo il cartello, terra di mezzo. Italia, attenzione! Ah, però aspetta, magari c'è anche la dogana italiana. Infatti sì. Ah sì. Allora è una terra di mezzo questa. Italia, mia cara Italia, che bello, sei tornata. Non c'è nessuno!
Boh, la strada l'abbiamo azzeccata, siamo in Italia, è stata veramente impegnativa. Adesso aspettiamo di uscire qua dalle ultime case. Mica sì. Bene fans, siamo usciti dal tunnel in Italia. Adesso da qua a casa sarà tutto lungo lago. Il problema è che abbiamo finito le micro SD, quindi sta anche facendo buio, perciò non penso ci siano delle inquadrature degne di nota. Detto questo, direi che ci teletrasportiamo a Bema per i saluti finali di questo giro veramente tosto e impegnativo. Luna, cosa ne dici? Teletrasporto. Bene fans, sono le 11 di sera, ci siamo teletrasportati fino a Bema perché è stato veramente un supplizio, soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. È stata molto dura. Detto questo, ci salutiamo velocemente, ciao fans. Ciao fans, andiamo a cena adesso alle 11. Sì, andiamo a farci la doccia perché sono le 11 di sera e ho un mal di culo devastante. E cioè le mani fanno malissimo. Ciao fans. Mezzanotte, ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh, latte coi cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Comunque la cena non è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena perché abbiamo pranzato... Che ore erano? Le 5. Abbiamo pranzato alle 5 all'Oberalp e quindi adesso ceniamo a mezzanotte. Adesso un po' alla volta vi caricheremo tutte le storie della giornata. È stata veramente impegnativa, 13 ore poi, forse di più. Pazzesco. 13 ore. Siamo partiti alle 9:30 e siamo tornati alle 11. Ah, okay. Sì. Luna Colombo e la matematica. Thank you.